19.00, lunedì 27 maggio 2019, una nuova puntata di Good Night Milano inizia in questo momento. Buonasera a tutti e benvenuti su Milano All News. Questa sera parliamo del Nolo Fringe Festival. È un festival che partirà fra pochi giorni a Nolo, appunto, e di cui noi siamo orgogliosamente media partner e che seguiremo spostando tutto il nostro studio per una settimana proprio a Nolo per poter seguire al meglio questo festival. Ne parliamo insieme a Ippolita Aprile, una delle organizzatrici del festival. Buonasera, Grazie, Ippolita. buonasera. Grazie Grazie mille di essere qui con noi. a voi. Insomma, siamo un po' tutti già eccitati qui a Milano News, perché insomma, questo nuovo Fringe Festival si preannuncia come una grande festival e raccontaci un po', insomma, quello che significa soprattutto avere il Fringe Festival a Milano. Cosa significa? Dunque, intanto a Milano ci sono stati e ci sono tanti festival teatrali, ma io credo che un festival così ancora non c'era stato e forse mancava, almeno così mi sembra di sentire dagli umori delle persone con cui parlo. E è un festival che dura dal 3 al 9 giugno. Il 3 giugno è lunedì e ci sarà una festa di inaugurazione in uno dei luoghi del festival che è Hug, è la festa alle 18:30, in cui siete tutti invitati. Poi dal 4 giugno, quindi da martedì a domenica, il festival si disloca nei vari locali. Con tanti spettacoli, una parte fringe ufficiale, quindi con vari spettacoli che si ripetono in tutte le serate del festival, e poi una parte fringe extra concentrata soprattutto nel weekend, dove in altri luoghi, oltre appunto alle location, ai palchi, li abbiamo chiamati così, ufficiali. Ci sarà spettacoli e anche non solo spettacoli teatrali per adulti. Ci sarà, questa è una novità, forse non ne avevate ancora parlato. Ci sarà, per esempio, il sabato pomeriggio nell'Esedra, vicino davanti al Parco Trotter in via Giacosa, spettacoli per bambini durante tutta la durata della giornata. Poi ci sarà uno spettacolo, diciamo, adatto anche a un pubblico adolescente al teatrino del Parco Trotter. Ci sarà il coro latino ispano-americano nell'ex chiesetta del Parco Trotter e poi due laboratori, restituzione di laboratori di arti girovaghe e del professor Luca Malinverni, sempre all'ex chiesetta del Trotter. Poi ci sarà, sempre sto parlando prima del Fringe Extra, così gli Va diamo un po' bene. più di risalto e dopo parliamo magari del Fringe extra, diciamo programma che è quello che è un po', diciamo, fuori ufficiale. cartellone, diciamo, no? Esatto, Ok. fuori dal fringe, Ok. fuori dal fuori del Infatti, già il fringe dovrebbe fringe. essere in teoria di Infatti. suo un po' fuori. E poi l'ultima cosa che racconto del Fringe Extra, ma che in realtà è quella che forse ci sta ancora più a cuore, è Shakespeare di quartiere, un Romeo e Giulietta che parte da Piazzale Loreto, uno spettacolo itinerante che risale lungo Via Padova, il primo tratto di Via Padova, e coinvolge tutta la cittadinanza. È stata fatta dai curatori, una call tra gli abitanti della zona, che quindi si sono prestati sia come attori sia anche proprio come tecnici, come costumisti, Come location, so e anche, perché anche vedo come girando tutto, no? location. Sì, ci Giustamente. sarà insomma la famosa scena di Romeo e Giulietta al balcone, Giulietta al balcone in una casa di Balcone ringhiera, un di balcone Nolo. via Padova. Via Questo è proprio Padova, tutto via appunto. Padova, poi si conclude, dovrebbe esserci, penso di poter fare questa anticipazione, la scena del duello nella palestra che c'è in via Pasteur e poi una scena in un bar della Rotonda, insomma vari posti iconici Iconici. di via Padova che si prestano a questa messa in scena. Giustamente, hai iniziato parlando prima dell'extra che del Fringe vero e proprio, perché come è funzionato il Fringe? Voi avete fatto una call, avete chiesto appunto di mandarvi 4-5 proposte, perché voi avevate 7 spettacoli in tutto, no? Noi Quanti spettacoli volevate avevamo, mettere in noi scena? volevamo scegliere sei 6 spettacoli spettacoli per tre per 3 luoghi, luoghi. tre bar della zona, quindi che pensi mi? Hug e Salumeria del Design. Sono arrivate quante candidature? 167.
Quindi insomma di materiale anche per fare quattro festival ce n'era tranquillamente, anche perché mi ricordo appunto anche il direttore Davide Verazzani che durante la conferenza stampa diceva, tra parentesi, 166 proposte di cui tantissime di alta Tantissime qualità. belle, tantissime belle. Infatti la scelta è stata molto faticosa. Diciamo che è stata una scelta, diciamo, di direzione artistica condivisa. Ognuno di noi con interessi diversi. Io, Giulia Brescia, interessi più teatrali, anche Davide Verazzani, che è l'ideatore del Fringe, interessi più teatrali. Poi c'è Mariana Marenghi, che forse la conoscete, della libreria Il Covo della Ladra. C'è Matteo Russo del Gepensimi, gestore del Gepensimi, Francesca Minelli, che è la nostra grafica, e Silvia Rudel, che più, diciamo, si è occupata dei rapporti con la zona. Quindi ognuno di noi con diversi Ecco, appunto, interessi. lasciami dire che appunto questo elenco di questi sei nomi, credo siano, Sette. sette nomi, non è la solito ringraziamento a tutta la lista, è perché sono veramente le sette persone, Sette sono i come magnifici dire, sette che esatto, hanno magnifici sette. realizzato e messo in piedi il Fringe Festival a Nolo. Quindi E insomma. ognuno pensante, ognuno scegliente, tanto che poi ci sono state anche, come dire, c'è stato anche un po' di guerra, di combattimento, ognuno aveva il suo spettacolo preferito, ognuno quindi ha lottato per portarlo nel festival. E questo per dire appunto che la scelta è stata difficile, tanto Quindi difficile sappiamo che ci saranno che... tantissimi spettacoli che sono piaciuti ai Poeta, perché insomma la forza dei Poeta durante i duelli è forte, lo sappiamo. Altro che Zen, come è stata dichiarata più Dichiarata volte, Zen, infatti. non so, ma però questo per dire che dalle tre location abbiamo deciso poi di aggiungerne Quindi siamo a quattro location. una quarta location molto particolare, che si chiama CrossFit Nolo, è una palestra Infatti, non è di che si chiama, è proprio una CrossFit, è palestra, proprio cioè non è una che ha preso un palestra, teatro con un nome è proprio una particolare, palestra, un luogo anche quindi perché di particolare. poi di teatri non ce ne sono. Di teatri non ce ne sono, ci sono locali che hanno comunque una vocazione di performance, soprattutto stand-up comedy, però che in questo caso si presteranno proprio anche a spettacoli teatrali veri e Che propri. avevo voluto anche un po' nell'anima Sì. del Fringe, proprio perché sapevo che esempio ormai a Edimburgo ovunque vengono fatti, da teatro o non teatro, perché ormai parliamo di 100 e passa spettacoli, da quanto mi ricordo, in una settimana più o meno, quindi insomma qualcosa veramente, però insomma non diamo limiti al Diamo Nolo Fringe limiti. Festival, infatti. Che tipo di spettacoli andremo a vedere, visto che insomma avete combattuto per portarli? Esatto, allora iniziamo dicendo, io partirei proprio dallo spettacolo che verrà ospitato al CrossFit Nolo, che è uno spettacolo che si intitola Where the Hell is Bernard, portato in scena da quattro inglesi, una compagnia inglese che si chiama Hust Theatre, sono quattro attrici che fanno anche Crown Reef, è uno spettacolo, diciamo, che illustra un futuro distopico, un po' alla Black Mirror. In pratica, questo racconto un po' di più, racconto un po' la trama perché è troppo divertente. In un futuro, appunto, in cui la gente non muore, ma gli anziani vengono vaporizzati. Ci sono quattro donne che si occupano di tutta questa logistica, del vaporizzamento. Tutto funziona a meraviglia quando c'è questo vecchio Bernard che sfugge dalle maglie del sistema, scappa, e quindi a questo Quindi, dove punto, diavolo è finito dove Bernard? diavolo è finito Bernard? Lo spettacolo, che appunto utilizza anche tecnica di improvvisazione, di performance, di clownery, sono queste donne che cercano di ritrovare Bernard. E quindi appunto la location del CrossFit Nolo era perfetta e anche più grande per dare maggiore visibilità a uno spettacolo che merita, che è stato l'anno scorso al Fringe di Edimburgo e adesso credo proprio in questi giorni al Fringe di Praga. Ecco, Quindi, e nell'unico spettacolo diciamo che c'è orario fisso tutti i tutti i giorni, giorni, ok? Alle 22 dillo tu. al CrossFit Nolo. No. Non sono così bravo, sto leggendo dal comunicato stampa, perché poi dice, come fa a sapere le stesse cose? No, sto leggendo. Dal comunicato stampa che hai fatto tu, quindi insomma. Sì, però io Quindi, non insomma. lo so a No, memoria, però infatti infatti io lo sto avrò leggendo e bisogno quindi di una è mano. fatto benissimo, quindi.
Un'altra location storica, ormai, che poi ci pensi? Parliamo diciamo, di qualcosa che... Cioè, da quando esiste Nolo? Nolo esiste da 4 anni? Nolo? 5? Secondo me un 4 anni e mezzo? Io ero lì pre-Nolo, mi sono trasferita 6 anni fa, ti direi, allora, pensate, che hanno cominciato... Cioè, siamo già arrivati a parlare dell'era pre-Nolo e post-Nolo, no? Quindi... Però esistono già, i luoghi storici, cioè, che pensi mio di quelli? In realtà è un luogo storico, ma mi viene da dire anche un luogo che ha creato un po' questo fenomeno e anche che ha portato non solo a riunirsi lì le persone di Nolo, ma che porta gente da fuori Nolo. Matteo Russo appunto organizza ormai da tempo delle rassegne di teatro, stand up, ma anche altro tipo di teatro, teatro di narrazione. E al Gepensimi durante il festival porteremo uno spettacolo molto interessante che si chiama Stay Hungry, che appunto risuona il motto di Steve Jobs, sì. Però in realtà parla di una fame che è fame di altro, anche fame vera di persone che cercano di arrivare in Italia e vivono la fame vera, ma è anche la fame dei nostri tempi, insomma una riflessione sull'essere affamati, ma l'essere affamati di cosa. Lui è un grande attore che è stato anche era selezionato per il premio Hugo un paio di anni fa, Angelo Campolo. Ed è uno dei due spettacoli che sono a rotazione. Quindi uno primo alle 20:30, uno alle 22 e il giorno dopo, ho visto che sono comunque poi sul sito internet trovate tutto il calendario. www.nolofringe.com. L'altro spettacolo appunto al Gepensimi è Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Questo è diciamo è più uno spettacolo comico, più stand up comedy, più diciamo nelle corde del locale del Gepensimi. In scena c'è Corinna Grandi, che è insomma un grande talento comico, che è anche passata dallo Zelig. La drammaturgia di Carolina Della Calle Casanova, che è una drammaturga abbastanza famosa insomma tra le drammaturghe teatro contemporaneo più interessanti. E diciamo che questo spettacolo unisce un po' le due parti di Donna: da una parte la comicità di Corinna, dall'altra parte una riflessione drammaturgica più accurata rispetto alla stand-up comedy tradizionale. Altro luogo invece inusuale per il teatro, ma insomma molto molto adatto invece per il Nolo Fringe Festival, è lo Spazio Hug, che sarà anche la casa di Milano News, quindi noi ringraziamo il Nolo Fringe Festival, ringraziamo Spazio Hug per tenerci lì una settimana. Mi spiace che sono a dieta, quindi non potrò fare felice tutta la cucina dello Spazio Hug, ma potrei cosine. quasi fermarmi per una settimana per ringraziare lo Spazio Hug e darci sotto. Lo Spazio Hug sarà la casa di Milano All News, ma sarà anche la casa del festival, perché sarà un po' lì il punto base. Lì ci sarà la festa di inaugurazione, lì tutti i giorni verso le 5 abbiamo pensato di fare delle merende in cui è possibile incontrare gli artisti, confrontarsi sugli spettacoli che si sono visti la sera prima. Ed è anche il luogo in cui tutti i giorni potete trovare i Poeta Aprile. No. Tutti i giorni, dal mattino. La gente viene lì apposta. La gente viene apposta per conoscere te. Adesso che sei diventato la star della TV, no? Dopo i vari passaggi. La fila. E ci saranno due spettacoli del Fringe ufficiale e uno spettacolo del Fringe Extra, che non ho detto prima. Ok. Allora, ci sarà Riportami là dove mi sono perso, della compagnia Officine Gorilla. Sono ragazzi giovani bravissimi e raccontano di un tema molto contemporaneo, una riflessione sulle relazioni, partendo dagli diciamo gli studi del sociologo Bauman, che dice insomma tutte le relazioni sono liquide in questa epoca. Fanno un ragionamento appunto: questa relazione si è persa, dove ci siamo persi? Proviamo a riavvolgere il nastro per vedere dove è stato quel momento in cui questa relazione si è persa e ritorniamo indietro. Quindi insomma una riflessione contemporanea, ma fatta con una drammaturgia particolare, un sistema drammaturgico particolare. E poi c'è un altro spettacolo dove il titolo già è tutto un programma. Farà riderissimo. Signorina, lei è un maschio o una femmina?
farà molto ridere. Lo spettacolo è una riflessione sul gender, questo. Anche questo, diciamo, anche in questo caso abbiamo cercato di abbinare due spettacoli, uno più di stand-up e l'altro più invece di teatro vero, di narrazione, insomma, di trama. E in questo testo di Gloria Giacopini, e Giulietta Vacis, è una riflessione sul gender, sulla storia di una ragazza che fin dalle elementari, forse dicevo anche prima, fin dalle scuole materne, okay, si trova ad avere appunto una fisicità non incasellabile, e quindi tutta una serie di battute che come dire costellano la sua vita. E certo. L'altra location è quella della Salumeria del Design. Salumeria del Design, che è in una laterale di via Padova, in via Stazio. È una location più intima, più raccolta. Loro nascono come restauratori di mobili degli anni 50. Okay. Infatti il posto è molto bello ed è arredato con tutti questi mobili bellissimi. E lì ci saranno due one man show, ma molto diversi tra di loro. Uno è Parole in Corso di Luca Cupani. Lui è un italiano che però si è trasferito a Londra e il suo spettacolo precedente ha vinto un Fringe Festival, un Fringe di Edimburgo. Invece l'altro è Paroni, con una comicità invece che va più Fabio Paroni. Di Fabio in Frasca. Di Fabio in Frasca, con la drammaturgia. Puoi chiamarla così anche questa trasmissione. Di Fabio in Frasca. Drammaturgia di Greta Cappelletti, anche lei è una drammaturga contemporanea milanese molto seguita, molto brava, che ha lavorato con grandi registi, e il suo spettacolo invece ha un'ironia più dei toni dell'assurdo. Leggo solo della una cosa del suo spettacolo, c'è un nota bene sulla nota delle cose che dice che questo spettacolo è ad alto tasso di improvvisazione e le parole appena lette nel comunicato stampa potrebbero non avere alcun valore. Esatto, e lui improvvisa, quindi perde fogli, ricomincia da capo, un personaggio. Sono questi quindi gli spettacoli del Fringe programma ufficiale. Festival. Dicevi che però a Lag c'è anche un altro spettacolo che tu avevi dimenticato. Che in realtà l'ho dimenticato, ma perché è lo spettacolo che mi sta più a cuore di tutti. Che cos'è? È Lunario del Paradiso, tratto dal romanzo di Gianni Celati, che si intitola appunto Il Lunario del Paradiso, portato in scena da Michele Di Giacomo in collaborazione con Breaking Egg. Ed è una lettura scenica a ritmo di jazz, c'è anche appunto un musicista che lo accompagna, ed è questo romanzo di formazione meraviglioso, devo dire appunto che ci sono particolarmente legata, un romanzo molto bello, di quelli che uno è da adolescente sottolinea. Ah, ecco quella roba lì. Quindi insomma anche uno spettacolo a cui sei legata particolarmente. Allo Spazio Ag c'è anche un'installazione, giusto? C'è anche un'installazione che è La Macchina del Teatro Incosciente, tutti i giorni dalle 5. È una cosa particolare, non so se la so spiegare bene, perché in pratica funziona che c'è una valigia, si apre una valigia, da una parte è per due spettatori alla volta, da una parte lo spettatore fa lo spettatore, dall'altra c'è lo spettatore che fa l'attore, uh-huh, e avranno delle cuffie e verranno quindi eterodiretti e l'attore agirà e metterà in scena in pratica la magia del teatro e lo spettatore. Molto molto interessante. Tanti, poi abbiamo detto appunto anche gli appuntamenti extra e speciali, da diciamo appunto il Trotter, Parco Trotter, Zelig, anche so che Zelig è dunque tutti questi spettacoli di cui abbiamo parlato sono tutti a ingresso libero. Tutti appunto tranne lo spettacolo allo Zelig di Viale Monza, che è Otello di Davide Lorenzo Palla, portato in scena da Davide Lorenzo Palla, Otello di Tournée da Bar, ed è un diciamo è quello che noi auguriamo a tutti gli ospiti del Fringe. Uno spettacolo che nasce nei bar, nasce per una clientela da bar, ma che poi ha avuto così tanto successo, così tanto amore da parte del pubblico da essere riusciti a conquistare il palco dello Zelig e riempire tanti, tanti teatri in giro per l'Italia. Insomma, questo è l'augurio che facciamo a tutti quelli che hanno partecipato a questo Fringe. Ed è Otello raccontato con il modo fresco e da trama di Otello, portato in scena da Palla, che
è un gran talento istrionico. Tanti appunti, mi hanno detto anche gli appuntamenti extra, gli appuntamenti è tutto. Per capirci qualcosa, dove dobbiamo andare? www.nolofringe.com e poi sulla nostra pagina Facebook, Nolo Fringe Festival e Instagram. I spettacoli, ci sono prenotazioni da fare, si arriva lì, come Ecco, sì, funziona? bravissimo. Questo è molto importante, ci teniamo ed è anche, diciamo, un nostro punto fisso. Gli spettacoli non sono prenotabili. Ok. Le persone quindi devono venire per tempo per avere Tempo. il loro posto. Da un'ora prima consegneremo dei talloncini, poi all'ora precisa in cui sono segnati in calendario, lo Sicuro? spettacolo Ah no, inizia. Sì, sicuro è prima carino. lo spettacolo inizierà. Diciamo che è come un po' anche una sorta di educazione teatrale. Interessante, davvero. Nel senso che siamo nei locali, sì, ma vogliamo fare il teatro, quindi non si entra, non si esce quando si vuole, quando deve iniziare lo spettacolo, allora giusta, inizia e poi si sta seduti e si vede tutto lo spettacolo. Sono spettacoli che durano neanche un'ora, quindi io Ok, credo che ce la no, ma possiamo anche perché mi fare. immagino, insomma, se anche i pensimi già si alzano in due e vogliono uscire, No. diventa un po' complicata la situazione. Quindi, insomma, davvero interessante, ma molto bella questa cosa appunto dell'educazione teatrale. Quindi, in realtà, se vogliamo, un'ora prima bisogna essere lì a ritirare Un'ora il prima noi cominciamo a distribuire i tagliandini, poi appunto durante quell'ora uno può stare, tagliandino. Sì, bere, vero. mangiare, girare e poi all'ora Anche perché precisa facciamo si concerti, anche i inizia. pensimi, ad esempio, quanti posti ci E dei saranno? pensimi sono sulla Quindi cinquantina. insomma andate lì in fretta perché Sì. sennò i posti vanno via. Ci sono poi anche una cosa molto interessante che vedo che è stato domenica, questi menù della poesia. Giusto, il menu della Cosa poesia, sono i menù adesso della se me ne sono poesia? No, dimenticati mi non sei sgrideranno. dimenticato, e poi te li faccio l'assist apposta, non svegliamo i nostri segreti a chi ci guarda da casa, io ti faccio apposta l'assist così poi Davide non ti sgrida poi quando No, mi torni. sgridano quelli del menù della poesia. Ok. Il menù della poesia è un progetto, in realtà, appunto, anche questo in una sorta, tra virgolette, chiamiamola, di educazione, di portare la cultura alta in luoghi dove non ce la immagineremmo. Quindi, se da una parte Tournée da Bar ha portato Shakespeare nei bar e ha cercato di quindi interessare un maggior numero di persone possibili che addirittura poi vanno a teatro, poi c'è Shakespeare lungo via Padova. La trama di una tragedia shakespeariana portata tra la gente, il menù della poesia porta le poesie, appunto, di poeti anche molto interessanti e diversi, cioè da Stefano Benni a Leopardi per intenderci, lì dove si mangia, nei ristoranti Crespi 14, l'Osteria della stazione e anche da Hagdag faranno due brunch, invece, da Crespi 14 all'Osteria della stazione le cene del weekend. Attori professionisti, cioè diplomati nelle accademie, che vediamo appunto in giro per i teatri più importanti di Milano, vestiti da eleganti camerieri, portano il loro menù alla carta ai tavoli e quindi i commensali possono scegliere la poesia Poesie che vogliono. che vogliono sentirsi recitare durante Il la pubblico cena. non sarà solo pubblico, però, perché potrà anche decretare una sorta di vincitore del Nolo Fringe Festival. Come Esatto, siamo funziona? felici di avere già da questa prima edizione due collaborazioni così belle che ci hanno, diciamo, sostenuto fin dall'inizio, fin da quando ancora non sapevamo bene che cosa ci fosse in programma e sono Oltre Theatre di Piestera Borromeo e Linguaggi Creativi. Sono due teatri che quindi il voto del pubblico decreterà un vincitore del festival. Praticamente alla fine di ogni spettacolo il pubblico darà un voto da 1 a 10 a ogni spettacolo che ha visto. Noi metteremo insieme tutti questi voti e lo spettacolo vincitore andrà nella stagione di questi due Una teatri. bella opportunità appunto per augurare poi un futuro roseo a questi Esatto. spettacoli. Ipoita, siamo arrivati alla fine, non ci resta quindi che Grazie. darci appuntamento il 3 Ci di vediamo il 3 giugno alle giugno ore 18:30 da 18:30 Hug in via da Venini.
E inizierà poi una settimana di fuoco in cui siamo ben contenti di essere al vostro fianco. Davvero, grazie mille a Nolo French Fest, grazie mille a te, Ippolita. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordato, 3-9 giugno, dal 3 al 9 giugno, Nolo Fringe Festival. Trovate tutto quanto comunque sul sito internet, anche nei commenti a questa diretta metteremo i vari tag, quindi non c'è nient'altro da fare che vederci non a teatro, ma ci vedremo invece a Nolo. Grazie mille per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata.